La candida geometria architettonica di questa cappella sfidava la decorazione. L'ha osata Michelangelo Conte. Entro scomparti ritmicamente inscritti tra curve di spine e di bende, sono evocati gli strumenti della passione, assunti in uno spazio che traduce in adorante stupore la pietà del dramma del Golgota. Tenero ed emotivo brillar d'aprile nel mosaico, giorno di primavera. Conte ha 36 anni, è autodidatta e vive a Roma. Dal 47 va dipingendo una serie di strumenti musicali che rivelano con immediata suggestività le misteriose corrispondenze tra note di suono e note di colore. Fantastici personaggi questi portatori di serenate, dispensatori di estri armonici, attoniti silenzi sigillati su canti e rombi, promessi e impossibili. Anche il bulgaro Peikoff vive a Roma e si direbbe che si sia forgiata la sua sicura rinomanza con uno dei suoi colpi di pollice maestrevoli e pieni di carattere. Sta modellando una testa di Françoise Rosé. Il gran piglio, l'intelligenza acuta e volitiva dell'attrice stanno trovando il loro equivalente nella Creta. Una vera interpretazione della prepotente interprete di kermesse eroica. Peikoff ha la stoffa di un biografo. Eccovi Bruno Barilli. Musica, critica, delirama e poeticissimo talento. Ritratto di Dorian Gray. E qui la biografia diventa segreto romanzo.